Una volta, da bambino, sono entrato a visitare il Museo Etnografico Siciliano, a Palermo. Ricordo un giorno di festa. Le voci dei miei genitori, che mi avvertono di non toccare nulla. L'odore indefinibile che proviene dalle stanze piene di cose misteriose. Dopo tanti anni, ho voluto tornarci. Questa volta per un motivo preciso. Adesso le migliaia di oggetti sono chiusi dentro casse di legno e scatoloni. Secondo Giuseppe Pitré, il medico palermitano che per primo ha raccolto queste testimonianze, ogni oggetto, anche il più semplice, custodisce una memoria, racconta una storia. Una storia fatta di usi, credenze, tradizioni, riti. Una storia che bisogna saper leggere. Il custode del museo mi mostra due carrozze restaurate di recente, sulle quali per anni si facevano fotografare le coppie di giovani sposi. Altre storie che sono passate per il museo, che cerco di farmi raccontare, che cerco di immaginare. Una tra le tante ha un volto e un nome preciso, quello di una donna palermitana di appena 20 anni, Concettina. Da quasi 60 anni Concettina vive in California, dove sono emigrati i suoi genitori in cerca di fortuna. Un giorno ha scritto una lettera al museo raccontando la sua vita ed esprimendo un desiderio che è stato subito esaudito. Così è tornata in Sicilia, da cui mancava dal giorno del suo viaggio di nozze. Nella lettera c'è scritto: questa coperta era parte di un corredo nuziale di mia nonna. È passata da un baule all'altro, dalla Sicilia in America. Per molto tempo l'ho custodita con cura finché ho potuto. Poi mi sono resa conto che non avevo più nessuno a cui lasciarla. Per questo ho deciso di donarla al vostro museo. Mi dà un senso di emozione affettiva. Concettina è andata via felice. La sua coperta, la sua storia, la memoria della sua famiglia adesso sono al sicuro. Mi rendo conto che ho bisogno di conoscere altre storie come la sua, per dare una risposta alle mie domande.